sociale europeo si occupa della persona, aiutandola nelle scelte e fornendogli gli strumenti per la crescita culturale e professionale verso un lavoro di qualità e una piena partecipazione alla vita del territorio. Il Fondo Sociale Europeo, molto spesso detto FSE, è quindi il principale strumento utilizzato dall'Unione Europea per sostenere l'occupazione, per aiutare i cittadini a trovare un lavoro di qualità, per assicurare delle opportunità formative e lavorative più eque per tutti. Quindi il Fondo Sociale Europeo investe nel capitale umano dell'Europa, nei lavoratori, nei giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Ogni regione italiana sviluppa un programma ben definito che vuole rispondere alle esigenze e ai bisogni del territorio. Il Fondo Sociale Europeo del Friuli Venezia Giulia ha una dotazione finanziaria di oltre 270 milioni di euro riferiti alla programmazione attuale 2014-2020. Esso finanzia servizi che offrono percorsi formativi, tirocini, corsi professionali, progetti locali per l'occupazione, per attivare il capitale umano della nostra regione in un'ottica di un miglioramento costante lungo tutto l'arco della vita delle persone. La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere, diceva Plutarco, e questa frase può essere vista come l'impegno del Fondo Sociale Europeo del Friuli Venezia Giulia. In questa fase di emergenza, il Fondo Sociale Europeo sta contribuendo a fronteggiare le difficoltà delle famiglie, delle imprese, delle scuole, dei lavoratori attraverso delle rapide risposte e con interventi sui quali sta concentrando ulteriormente risorse. L'Unione Europea ha infatti fornito una maggiore flessibilità nella spesa, incoraggiando gli Stati membri, tra cui le regioni, a finanziare con il Fondo Sociale Europeo misure per arginare prima l'emergenza sanitaria e successivamente per creare le condizioni per favorire la ripresa economica. La Regione Friuli Venezia Giulia, fin dal mese di aprile, attraverso il Fondo Sociale Europeo, ha messo in campo le prime iniziative per supportare lo smart working o lavoro agile, la didattica e la formazione a distanza e per sostenere la ripresa del lavoro. Per lo smart working nelle imprese e nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sono stati stanziati 3 milioni di euro. Per la didattica e la formazione a distanza negli enti di formazione professionale e negli istituti tecnici superiori e per l'acquisto di dispositivi digitali a favore delle famiglie, degli alunni che frequentano le scuole statali sono stati stanziati oltre 1,6 milioni di euro. Per l'erogazione di incentivi alle imprese, per assumere il personale nei settori più colpiti dalla crisi, in particolare, sono stati stanziati oltre 3,5 milioni di euro. Ulteriori misure sono in fase di studio per essere attivate nelle prossime settimane. Queste misure, adottate in una situazione straordinaria, serviranno a proiettare la formazione e il lavoro in una dimensione contraddistinta dall'innovazione e dalla digitalizzazione, in vista e in preparazione della nuova programmazione europea del settennio 2021-2027.